ci sono poche cose che ti lasciano esprimere l'immersiva come il veicolo da competizione, anche perché sei subito il risultato. O sei bravo o non sei bravo. Se sei bravo vinci, se non sei bravo. Non sono mai stato un appassionato di guida sportiva, sempre stato un appassionato di piccole cose carine costruite bene. Come torinese, nato nel 1948, erano gli anni in cui l'auto era sinonimo di libertà, di affermazione. Io ricordo l'arrivo della prima 600 in casa, era stata una cosa veramente, ti dava la libertà di muoverti. Ed ecco la linea di montaggio della Fiat 600, la piccola 4 posti che succede alla famosa 500 2 posti. Mio padre la teneva come la figlia, ecco, questa curava, così poi allora bisognava fare il rodaggio a 600 e 1500 km. Mio padre lavorava in Fiat, anche se era un operaio normale, e lo zio, il fratello di mio nonno, era carrozziere, perché è un ambiente in cui l'auto è una carrozzeria di riparazione, per cui vieni su con quello. Io ho iniziato nel 1972, il 24 luglio, data indimenticabile perché era anche il mio 24esimo compleanno, fresco di laurea. Iniziato in Havard e ho concluso in Havard, cambiando diverse ragioni sociali, ma sostanzialmente vivendo sempre nello stesso ambiente. Sono 33 anni tutti di un fiato, io sono sempre stato un motorista pentito, per cui non ho mai amato particolarmente la tecnica motoristica. Nell'80 sono diventato responsabile della progettazione e sviluppo veicolo, si chiamava progettazione esperienza autoveicolo. Terra, fango, neve, sassi, asfalto. Questi i terreni su cui Lanciarelli impara a muoversi. Correre con agilità e potenza senza perdere la presa, senza sfuggire al controllo. La 037 sicuramente è il mio primo grosso lavoro, con una gestazione abbastanza difficile, specialmente devo dire grazie a Pianta che con la sua testardaggine mi ha aiutato molto nel portare avanti il progetto, questo devo riconoscerlo. Una macchina studiata con molta semplicità perché ero conscio di essere alle prime armi, per cui non potevo azzardare un passo di lunga della gamba. Parlare di Giorgio veramente mi preoccupa perché è un personaggio difficile da descrivere in pochi minuti. Era una persona che si innamorava delle idee, quindi chi si innamora spesso perde razionalità. Lui si è innamorato della 37 e mi ha dato una mano enorme, persona con una grossa capacità di analisi, grossa capacità di saper raccontare, perché poi tutto sommato erano anni in cui la telemetria non esisteva, doveva essere il pilota a raccontarti le sue sensazioni e tradurtele. Anche tu hai visto che sovrasterzo è molto. Quando nasce la 37, siamo nell'80, si hanno le prime avvisaglie di qualcosa che sta avvenendo nel mondo dei rally. Con un escamotage era stata aperta la possibilità di partecipare ai rally con le vetture a quattro ruote motrici. La scusa ufficiale era per permettere nei rally africani la partecipazione delle Range Rover. In realtà dietro c'era lo zampino di Audi che voleva in qualche maniera essere protagonista di questo e ha causato una rivoluzione che è stata immediata come tutte le rivoluzioni, tanto è vero che l'83, quindi 35 anni fa, è stato l'ultimo campionato mondiale vinto da una due ruote motrici che è appunto la Lanciarelli alias 037. Il passaggio era evidente che ci sarebbe stato e sarebbe stato irrevocabile, non si aveva ancora ben chiaro quanto tempo avrebbero messo le quattro ruote motrici per essere competitivi anche sull'asfalto, sulla terra lo sono stati subito. Per cui c'è stato un attimo di ripensamento, ci siamo chiesti se era il caso di stoppare il progetto 037 per dare inizio subito al progetto 038. E lì devo dire grazie a Fiorio, la sua abilità, ha detto no, andate avanti, fate una macchina vincente subito. E diciamo che ci siamo con qualche
goccia di sudore, se l'abbiamo fatta a fare questa macchina. Io credo che sia stata una scelta strategica molto intelligente. Per Fiori ha subito capito che se ci fosse stato uno stop troppo lungo forse avremmo perso dei meccanici, sicuramente avremmo perso l'abitudine a correre come squadra, per cui ha mantenuto la squadra al massimi livelli, impiegandosi nell'83 nel mondiale, e l'abbiamo vinto. Buona parte delle risorse sono state dedicate al progetto 038, che è la Delta S4, che è stato fortemente voluto in quel modo dall'ingegner Pierpaolo Messori, che era subentrato al signor Colucci come direttore tecnico. Una cilindrata di 1779 centimetri cubi. Sotto una scocca in resina e fibra di vetro nasconde tecnologie d'avanguardia. Si chiama Delta S4. Lui ha voluto far tutto nuovo, era una persona ambiziosa e genio di grandezza, per cui veramente ha preso dei rischi che io mai e poi mai avrei affrontato. Questo devo essere molto onesto. Motore nuovo, trasmissione nuova, modo di fare il telaio completamente nuovo. L'unica cosa vecchia sono state le sospensioni, perché sulla 37 andavano bene, per cui abbiamo tenuto pari gli stessi concetti. Abbiamo faticato molto a far andare forte e a rendere guidabili l'S4. È stata veramente un'impresa in assoluto delle più difficili della mia carriera. Il gruppo è stato punto a capo, non voltiamo pagina, ma apriamo proprio, direi non tanto un capitolo, ma proprio un libro nuovo. Lancia ha avuto la fortuna di avere in cantiere l'HF, la 4WD, che è nata per tutti altri scopi. Abbiamo cominciato subito a provare, a valutare. O il 2 o il 3 di maggio è stato l'incidente di Toivonen, noi i primi di agosto eravamo alla Mandria a girare con una macchina rabberciata. Ricordo Biasion, appunto, che ha detto che aveva questa sensazione di scarsa potenza. Ale era molto più drastica, questa lettura no motore, nel suo italo-finlandese, per cui molto simpatica. Però tutti arrivando da una macchina da 600 cavalli, passando da una macchina che allora è ben lontana dai 300 cavalli posti come limite. Le prime 4WD avevano un turbino da far ridere, per cui forse arrivavano a 260, poi i tempi di risposta, il peso più alto, quindi sicuramente dalle stelle alle stalle per il pilota. Per contro, il modo di progettare cambia, nel senso che mentre prima dovevi avere l'idea vincente, il coraggio di realizzarla, parlo dell'S4, parlo prima della 37 che è caduta sulla mia pelle, quindi anche con scelte strategiche, ingegneristiche diverse, e qui no, qui la macchina spesso te la trovavi fatta dalla produzione e tu dovevi leggere il regolamento cercando di metterci dentro il massimo dell'inventiva per interpretarla. Questa è sempre stata un po' la mia caratteristica. Io ho avuto anche la fortuna di essere rappresentante dei costruttori d'auto in seno alla commissione tecnica dal 1986 al 2005, quindi mi sono fatto 20 anni di riunioni. Io li uso per i nipoti. Sicuramente il passaggio Alfa Lancia è stato un trauma, in base di che? Era dicembre del 90, 91 direi. Lancia si sacrifica a favore di Alfa Romeo, perché Alfa Romeo è un marchio, secondo gli esperti, più vendibile sulla piattaforma mondiale di quanto non lo sia Lancia. Il tutto è stato mantenuto riservato fino a quella data di dicembre che ha portato a questa decisione. Quindi è stato un trauma che è durato pochissimo, perché abbiamo avuto immediatamente la certezza che il lavoro sarebbe proseguito sotto un altro marchio. Avremmo dovuto vincere il DTM nel 93, si veniva dato un anno di tempo per mettere in cantiere una vettura e vincere nel 92 il campionato italiano. Quindi è partito questo, abbiamo cominciato a lavorare sul 155 GTA.
sicuramente la vittoria di calibro più grosso è il 93 dal punto di vista tecnico, perché motore nuovo, macchina nuova, regolamento in tedesco, per cui tutta una serie di cose da affrontare. Direi che siamo stati bravi. Ecco, io devo dire che ho avuto sempre la fortuna di lavorare con delle squadre, e comincio dalla mia piccola squadra di disegnatori e di operai del servizio esperienze, sia alla squadra corse, che non ho mai gestito in prima persona, ma tramite altre persone. Devo dire che mi sono sempre trovato con dei collaboratori stupendi. Sarebbe stato un forte spirito di squadra che è sicuramente il segreto della vittoria. Rini had already come and gone and held on to his lead of the race. L'anno dopo, poi, con la 155 D2 Silverstone, siamo andati a vincere in Inghilterra, una vettura dove però è valsa più la capacità di interpretare il regolamento e giocare le carte giuste al momento giusto con l'omologazione, facendo questa serie speciale che ha fatto impazzire gli inglesi e ha aperto poi la serie delle serie speciali. La 156, che è l'ultima vettura Alfa su cui ho lavorato, era sicuramente una macchina che già nell'impostazione di base della vettura stradale aveva questa caratteristica di essere un passo avanti enorme rispetto alla vecchia 155. 155 era un pianale tipo, quindi era, diciamo che era una tempra vestita da Alfa Romeo. L'altra no, l'altra era una vera Alfa con delle caratteristiche messe a punto degli uomini Alfa. Abbiamo imparato molto dalla 155 a fare una trazione anteriore vincente. Sulla 156 abbiamo trovato a poter giocare le carte giuste, un'ottima sospensione posteriore, davanti abbiamo portato il motore dentro l'abitacolo, grazie anche lì a un'interpretazione, diciamo, interessante del regolamento. Ecco, ho modificato tutto il pianale perché leggendo fra le righe si poteva fare, ecco, quindi il tubo di scarico, c'era questa possibilità di entrare nell'abitacolo e fare passare il tubo di scarico nell'abitacolo. Io ho cominciato dall'abitacolo, inizio della paratia, ho tirato via la paratia anteriore, e quindi è stata delle cose che hanno sorpreso gli avversari, però erano incontestabilmente scritte, bastava pensarci. Dei tre marchi per cui ho lavorato, Fiat Abarth, Lancia e Alfa Romeo, sicuramente il periodo più bello è quello del periodo Lancia, perché è quello che si è portato a casa il mondiale rally nell'83 con la 37, sino alla serie dei sei mondiali vinti con la Delta, ecco, questo sicuramente. Quindi un po' anche forse perché sono torinese, per cui ho sempre ammirato particolarmente la Lancia anche per la sua capacità di innovazione tecnologica, che si è espressa particolarmente nel periodo fra le due guerre, la Lambda, la Priglia, cioè c'è una ricerca della raffinatezza tenue che è veramente entusiasmante dal punto di vista ingegneristico. Sergio Limone, progettista, preferisce Rally, perché la pista non è nella mia natura, cioè a me piacciono le prove, piacevano le prove a contatto con l'ambiente esterno, in ambienti strani, tutto da organizzare, tutto da inventare, lascia più spazio all'immaginazione. La pista ha sicuramente un approccio molto più rigoroso e tecnico. Oggi poi con i simulatori sei tutto prima, per cui ti va via, non dico che ti va via la voglia, però comunque è tutto più prevedibile. Io ho conosciuto Carlo Abarth una volta sola, quando è venuto a visionare il prototipo dell'S033 alias Formula Fiat. Lui sapeva di essere ammalato di cancro, lui è morto a novembre, quindi credo che si parli del 79, vado a memoria. Lui è venuto a
a salutare la sua gente, si è seduto in officina, dopo aver visto il prototipo dell'S033, non ha detto buongiorno Colucci, gli ha detto oh che brutta macchina che avete fatto voi. Foto dell'Acropoli dell'82, macchina fresca di omologazione, qui siamo a fine maggio, inizio giugno, la macchina è ancora versione a carburatori, è uno dei ricordi indelebili perché abbiamo avuto un mucchio di problemi, chiaramente avevamo affrontato la gara con poca esperienza, specialmente non ci aspettavamo un impegno così severo.